Ciao a tutti, oggi parliamo di rotazione del gomito. Rotazione del gomito, lo vediamo, si deve ruotare questo gomito, non si deve ruotare, non ce ne frega niente, cosa dobbiamo fare? Allora, normalmente nel corso o nel corso per neofiti o subito dopo il corso, il nostro tutore ci dirà che dovremo ruotare il gomito. Dovremo ruotare il gomito dovrà rimanere piatto, in questo modo qua dovrà rimanere piatto, perché sennò è logico e sarà molto più facile che ci prendiamo con la mano. I primi tempi sarà veramente molto difficile, perché normalmente noi il gomito ce l'abbiamo in questa posizione, quindi con la faccia non proprio rivolta verso l'alto, ma comunque non perfettamente sul piano verticale. Quindi dovremo, sempre tenendo la mano dell'arco con le nocche a 45 gradi, ruotare il gomito in questa posizione. Per l'arco olimpico è essenziale affinché ci siano delle contrapposizioni scheletro-muscolari, quindi i muscoli del polso, del radio e dell'ulna, omero e spalla dovranno essere perfettamente allineati, anche perché sarà possibile minimizzare gli sforzi e ottenere le migliori performance. Ma nell'arco nudo è veramente necessario ruotare questo gomito? Io dico di no, che non è estremamente necessario. Ovviamente dobbiamo avere il braccio più rilassato e utilizzare molto il deltoide, quindi mantenere comunque la spalla bassa, perché se abbiamo la spalla bassa ci sarà molto più facile alzare il nostro arco con meno fatica. Ricordiamoci che gli archi nudi sono molto più leggeri degli archi compound e degli archi olimpici, quindi non abbiamo questo grosso problema di mantenere perfettamente a tutti i costi la spalla estremamente bassa. Basta che la spalla ovviamente non venga su tirando l'arco, ma dobbiamo avere questa posizione, no? Portare su il nostro arco senza alzare la spalla. L'arco nudo è molto più leggero e quindi abbiamo questa possibilità. Poi, come non prendiamola come un assioma assoluto il fatto di dover a tutti i costi piegare l'arco, piegare il gomito. Non dobbiamo piegare il gomito, anche perché veramente non siamo più degli atleti, gli archi nudi ultra cinquantenni sono tantissimi, secondo il mio parere sono più del 50%, se non più del 60%, quindi ci potremmo anche fare male qua all'articolazione della spalla e al cingolo scapolo-omerale. Quindi ci è molto più comodo avere un braccio rilassato e non preoccuparci troppo di a tutti i costi entrare dentro l'arco. Perché cosa può succedere? Può succedere anche che effettuiamo una intrarotazione della spalla e questo, a mio parere, è deleterio. Quindi cosa dobbiamo fare? Inseriamo la nostra freccia e alziamo l'arco in questo modo. Ecco, vedete, il braccio non è ruotato ma è disteso ma non bloccato. Estendiamo la spalla dell'arco, quindi utilizziamo tutto il deltoide e tutti i muscoli della spalla in estensione. Manteniamo l'estensione durante la trazione, arriviamo all'ancoraggio, vedete, il braccio è sempre nella stessa posizione. A questo punto possiamo tranquillamente rilasciare. Braccio disteso, non bloccato, gomito non girato. È logico che potrebbe essere meglio con molte libre. Io con questo arco ho circa 34 libre effettive al mio allungo, con molte libre diventa molto dispendioso e diventa estremamente difficile se non abbiamo
un allineamento anche scheletrico. Ma io dico sempre, il libraggio dell'arco deve essere quello giusto, non il massimo che possiamo gestire. Deve essere quello giusto. Quello giusto vuol dire che ci permette di fare e di arrivare alle distanze che preferiamo, nel nostro caso i 50 metri, con una buona rosata, senza esagerare con le libre. Basta che noi a 50 metri arriviamo sotto cocca e mirando con la punta della freccia nel giallo a 50 metri e ci possiamo arrivare. Vedete, alzo l'arco all'altezza degli occhi, estendo la spalla dell'arco e la mantengo estesa durante la trazione, vado in ancoraggio, il gomito non è girato, ma sono comunque sempre allineato. L'arco parte, il braccio si distende. Vediamolo ancora una volta. Se io dovessi girare il gomito, dovrei inserirmi in più in questa posizione, a mio parere è molto più dispendioso, molto più difficile, sento delle piccole fitte qua nell'articolazione della spalla. Io vi consiglio di sperimentare e di provare, ricordatevi la biomeccanica e l'economia e l'efficienza integrate nel nostro gesto tecnico. Quindi, se riusciamo a tirare con tranquillità, economia, semplicità e ripetitività, ben venga, anche senza girare, senza la rotazione del gomito. Ecco, 1, 2, 3. Senza parabraccio non mi sono neanche preso sul braccio. Ok? Quindi non è tutte queste informazioni che vengono date, normalmente sono riprese da manuali anche vecchi, anche ben vecchi, molto vecchi, addirittura del fine anni 70, inizi anni 80, in cui effettivamente l'arco olimpico era molto pesante e la struttura era per ottenere una buona performance si dovevano escogitare posture non corrette, a mio parere, per l'arco nudo. Ok, vi ringrazio, provate, fatemi sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, comprate il mio libro. Ciao a tutti.